Tutte, almeno una volta, guardando le stragnocche alla TV, abbiamo pensato: eh vabbè, facile, anch'io se non avessi nient'altro a cui pensare tutto il giorno, se avessi i loro soldi e tutto il loro tempo libero, sarei figa. In fondo il loro lavoro è semplicemente quello di tenersi in forma. Ecco quindi che io mi sono andata ad acculturare un pochino di più anche sulla loro alimentazione, giusto per capire davvero come diavolo facciano a passare ghianta e rimanere ancora così sode. La prima fra tutte che ha solleticato la mia curiosità, anche invidia, è senza ombra di dubbio lei, Jennifer Lopez, il lato B per eccellenza, una bellezza senza età. Vi faccio notare che quest'anno ha passato 50 anni. Ho così scoperto che in fondo la sua alimentazione giornaliera è facile. La mattina si inizia con un frullato proteico, a pranzo proteine e a cena ci si concede addirittura una razione di carboidrati. Sarebbe fattibile se non fosse che la ragazza non tocca alcol. Cioè, vi sto dicendo che la ragazza non si è mai bevuta un gin tonic in vita sua. Io, che la mia razione di alcol giornaliera la supero semplicemente prendendo le goccine fitoterapeutiche che Kyra mi ha prescritto per dormire, non riuscirei mai a pensare di vedere una bottiglia di vino aperta sul tavolo e non tracannarmela. Ho quindi pensato che in fondo, se non potevo avere il lato B numero 1 per eccellenza, mi sarei sempre potuta accontentare del lato B numero 2, quello di Beyoncé. Ho scoperto così che questa ragazza, per tornare in forma post-gravidanza, si è affidata alla dieta della limonata. Ecco, ora io non è che vorrei vantarmi, ma sono la regina della limonata. Ne ho cacciate di quelle tante in gioventù. E non mi farei mai scoraggiare da una dieta a base di limoni. Se non fosse che non esiste praticamente nessun altro tipo di alimento solido a supporto di questo concentrato. Va bene, alla fine io penso che nella vita il culo sia necessario, ma che può bastare quello figurativo. Detto questo, se proprio non posso avere un fisico da urlo, mi accontenterei tranquillamente di avere un Beckham in casa. Ho così ben pensato di andare a capire cosa mangiasse la ex-spice. Leggo 5 porzioni di cibo giornaliere, proteine, e penso, figo, finalmente una dieta in cui si mangia. Poi scopro che le porzioni in questione devono stare dentro ad una mano. Dentro ad una mano. Inoltre, la ragazza in questione, per il suo compleanno, ha fatto a meno della torta. Allora, io, che il mio compleanno inizio a festeggiarlo 5 giorni prima del suo arrivo, mangiando e bevendo con amici e parenti, e finisco di festeggiarlo 5 giorni dopo il suo arrivo, mangiando con amici e parenti, non riesco neppure a prendere in considerazione di non mangiare la torta nel mio compleanno. Tutto questo studio, ragazzi, mi ha portato a una conclusione. E sono arrivata a pensare che nella vita, in fondo, il culo e Beckham non siano poi così necessari.